ma ha un layer costantemente implementabile con indicazioni da porre in nota, noi siamo sostanzialmente in grado di aggiornare in tempo reale una serie di dati di sollecitazioni che verranno da parte vostra. Per il momento, che cosa ci siamo limitati a fare? Abbiamo sovrapposto sull'area comunale il sistema delle piste ciclopedonali, così come segnalatoci dall'amministrazione, che identifica con il colore verde i percorsi che sono già esistenti, con il giallo i percorsi di progetto, con il colore arancione quelli da progettare, ai quali abbiamo aggiunto un nostro layer con il colore viola, cominciando a raccogliere invece già una serie di sollecitazioni che sono venute dal laboratorio, in modo particolare da un confronto con Tommaso di Podere 101, che ci ha dato delle indicazioni molto puntuali sulla effettiva fruibilità della parte a sud del territorio, con un obiettivo che ci è parso subito molto interessante, che già si intravede a una scala più ampia, che è quello di immaginare un collegamento che dal centro del comune di Anzola, dove, se vi ricordate, è già presente un immobile oggetto di riflessione, che è quello dell'ex COP, attraversando tutto il territorio, permetta di inerire il limite dell'ex polveriera, che è uno degli altri oggetti di alta valenza ambientale e strategico, come ha ricordato l'assessore, per poi collegarsi con il confine meridionale dell'area Orsi Mangelli, peraltro già attraversato da un percorso, diciamo, confinato, per arrivare direttamente in zona Polteron e proseguire poi per la zona dei Calanchi, quindi l'ambito pedicollinare. Queste prime indicazioni, che hanno un carattere assolutamente informale, a noi parevano già piuttosto interessanti per avviare il ragionamento, anche perché in aggiunta alla prima sollecitazione che ci ha dato l'assessore con i temi di discussione, in quest'ultima mail, il sistema della mobilità dolce, dell'attraversamento del territorio, soprattutto a ridosso della Via Emilia, è già per sé è stato indicato come un tema critico, con tutta una serie di aspetti irrisolti sul piano logistico, che potrebbe trasformarsi in un'opportunità piuttosto interessante per rendere meglio accessibili non soltanto ambiti già segnalati, ma altri che si potranno aggiungere sulla base delle vostre indicazioni. Questo ci pare un ulteriore spunto da approfondire. Cosa vogliamo cercare di dire con questo avvio di discussione? Che risulta ben chiaro una sollecitazione da parte dell'amministrazione a raccogliere osservazioni, suggerimenti, idee con riferimento ad alcuni temi dal punto di vista quantitativo e strategico forse più rilevanti, ma questo non esclude che invece dalla discussione che riusciremo a sviluppare all'interno del laboratorio possano emergere delle altre questioni che possano entrare in rete con i temi già suggeriti, già affrontati. Quindi questa è semplicemente una base di partenza, non è ancora una vera e propria scacchiera del gioco che vogliamo sviluppare con tutti voi, però ci permette di avere già sott'occhio alcuni elementi di un certo interesse. In modo particolare, poi Tommaso è qui, quindi potrà direttamente approfondire la questione. C'era parso particolarmente interessante il tema del potenziale raccordo col sistema della viabilità dolce tra il limite edificato di Anzola e la proprietà Orsi Mangelli, una cosa che abbiamo capito soprattutto anche dagli interventi in occasione del primo incontro di Magri, è che l'Orsi Mangelli ha bisogno di confinare, controllare, gestire eventuali movimenti anche in mobilità ciclopedonale all'interno delle proprie aree.
proprio per questa ragione già oggi è identificato un percorso di attraversamento che abbiamo visto essere chiaramente confinato dalle recinzioni in rete che permettono sostanzialmente di godere di un paesaggio ancora di grande qualità, ma che garantiscono alla proprietà sicurezza nell'uso per evitare che ci siano intromissioni improprie che sono già state evocate rispetto alle zone in cui i cavalli sono al galoppo, oppure di più stretta pertinenza delle attività lavorative. E quindi, in funzione di tutte queste ragioni, già Tommaso aveva dato una indicazione molto utile, non solo con riferimento al progetto che sta portando avanti, rispetto al quale magari ti invitiamo anche dopo a darci qualche ulteriore sollecitazione, ma a questo percorso che attraversa la sua proprietà permette, questa grande cavedagna, questo elemento corridore, permette di arrivare proprio al limite della proprietà Orsimangelli, rimanendo all'esterno, se non ricordo male, quindi senza interferire col perimetro. Proseguire e raccordarsi con un altro percorso che potrebbe essere oggetto di una progettazione più affinata, che oggi appunto con il colore evoca, manca in continuità con il canale per arrivare proprio all'ingresso principale dell'ex polveriera. E se ce ne fosse la possibilità, la disponibilità all'interno della logica negoziale da attivare quei comuni contermini, in corrispondenza del viale d'ingresso principale, prevedere anche un attraversamento che andrebbe a lambire i laghetti artificiali dove si facevano brillare le munizioni per arrivare sul lato opposto e poi proseguire con il percorso che attraversa l'Orsimangeli in direzione Ponte Ronca. Questi sono già alcuni primi elementi di discussione. Perché nella prospettiva di un laboratorio territoriale come questo, lo dico soprattutto a chi non era presente nei primi incontri, questo spunto di lavoro pare già particolarmente interessante, non solo perché inerisce delle aree che sono oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione, quindi poste come tema di partenza, ma perché per esperienza diretta che ho potuto fare grazie alla sollecitazione dell'assessore durante l'estate, consentono di attraversare delle aree di valenza paesaggistica straordinaria, quindi costituiscono un elemento che rientra pienamente anche nelle aspettative del Servizio Patrimonio della Regione Emilia Romagna, che è la promotrice di questi laboratori. Lo ricordo per inquadrare meglio la nostra attività. L'attuale Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, originariamente, quindi fino a 2 anni fa, era l'IBC. L'ex IBC è stato assorbito all'interno dell'assessorato alla cultura, con un obiettivo che è proprio quello di portare tutti i temi della valorizzazione classici dell'Istituto per i Beni Culturali in un ragionamento di scala più ampia. E nell'ambito di questo trasferimento di competenze, che vede il committente al centro, diciamo, del nostro ragionamento, è chiaro che tutto ciò che attiene alla dimensione paesaggistica, paesaggistico-ambientale, diventa per la regione particolarmente interessante. Ecco, queste sono alcune delle prime annotazioni che noi riteniamo opportuno mettere sul tavolo, perché già Tommaso ci ha raccontato di questo progetto che sta portando avanti, che sposa perfettamente lo spirito di una rigenerazione ambientale con finalità paesaggistiche, che rientra un po' nelle nostre corde come laboratorio territoriale. Per quanto anche altri temi, ho già ricordato la questione dell'accessibilità lungo la Via Emilia, ma anche l'ex COP come ipotesi di rigenerazione per diventare potenzialmente una casa dell'associazionismo locale, sono perfettamente pertinenti con i ragionamenti portati avanti dalla Regione. Quindi questo è semplicemente l'inizio di un mosaico, i primi tasselli di un ragionamento che, sfruttando questi strumenti ad aggiornamento immediato e interattivi, ci consente fin d'oggi di accogliere ulteriori vostre sollecitazioni e osservazioni.
Vi anticipo che sulla base anche delle esperienze che abbiamo maturato fino a questo momento, ieri si è concluso con successo il primo laboratorio territoriale che abbiamo fatto con l'Unione dei Comuni Reno-Galliera. A conclusione di questa giornata, prima giornata di workshop, e poi manderemo a tutti un questionario che permetterà di raccogliere, ovviamente con più attenzione, con più approfondimento da parte vostra, ulteriori segnalazioni di criticità o opportunità, e che costituirà un altro strumento efficace, abbiamo potuto vedere, di organizzazione del lavoro. Quindi, attraverso la mappa interattiva che ci permette di raccogliere in tempo reale le vostre indicazioni, attraverso il questionario, cominceremo a costruire quello che noi chiamiamo un repertorio di opportunità. E vedremo insieme fino a che punto, in che misura queste opportunità possono essere integrate in un ragionamento di sistema che o potrà accogliere tutti i temi posti dall'amministrazione o semplicemente toccarne e quindi metterne in valore soltanto alcuni. Il nostro compito, ci tengo a dirlo, gli amici di Planimetrie Culturali me lo confermeranno, è quello di attivare e facilitare il processo. Noi ci manterremo sempre a una certa distanza rispetto alle vostre indicazioni. L'obiettivo è quello di far convergere i diversi temi in una strategia generale che a conclusione di questo percorso possa essere consegnata all'amministrazione per poterne dare, diciamo, una veste più articolata e anche più sistemica, e ovviamente mettiamo a disposizione le nostre conoscenze, non direttamente su questo territorio, ma più di carattere metodologico sui processi rigenerativi. Quindi saremo dei facilitatori, ma a differenza, diciamo, del facilitatore vecchio stile da percorso partecipato, cercheremo di tenere sempre una posizione mediana tra voi, attori, protagonisti del territorio e l'amministrazione, in maniera tale da agevolare la costruzione della strategia. Queste sono le prime indicazioni. Quindi, rispetto ai suggerimenti arrivati da Podere 101, sovrapposizione di una serie di dati, chiamiamolo un preliminare quadro conoscitivo limitato ai percorsi ciclopedonali sul comune di Anzola. Per il momento abbiamo circoscritto la sovrapposizione all'abitato non sparso ma concentrato sulla Via Emilia. Altre indicazioni sono già emerse come interessanti. Non dobbiamo in effetti dimenticare che il vostro territorio molto più a nord, ce lo ricordava Andrea Morisi, se non ricordo male, in occasione del primo incontro, è attraversato dalla Ciclovia del Sole, che è uno degli assi strategici che la Comunità Europea sta portando avanti. Quella stessa Ciclovia del Sole, tra l'altro, costituisce uno degli innesti del sistema di mobilità dolce sull'Unione Reno-Galliera, proprio all'intersezione con la ciclovia del Reno. Quindi sta diventando un vettore molto interessante, molto strategico in un ragionamento quantomeno metropolitano. Mi ricordo che già un'indicazione sia dello stesso Morisi ma anche dell'assessore permetteva di aprire a un possibile ragionamento anche su Samoggia. Gli argini di Samoggia potrebbero diventare un altro percorso di attraversamento del territorio. Già oggi abbiamo osservato, venendo da Bologna, come il Lungo Lavino abbia già la cartellonistica che indica l'intersezione con la Ciclovia del Sole, quindi è anche interessante in un ragionamento ovviamente di scala più ampia verificare la possibilità di potersi appoggiare alle due grandi idrovie di attraversamento del vostro territorio per andare a intercettare il tratto di Ciclovia del Sole, ecco, cominciamo a identificarlo in maniera più chiara. Quindi pensare che il percorso già segnalato da località Lavino lungo l'omonimo torrente e quello che verosimilmente si potrebbe
portare a sviluppo sulla Samoggia, ecco, queste ipotesi possono costituire una sorta di grande orditura di scala metropolitana rispetto, ovviamente, dove la Via Emilia è l'elemento di raccordo, con tutte però le criticità della Via Emilia che abbiamo già riconosciuto. Quindi forse anche il ragionamento di grana più minuta dei percorsi ciclopedonali nella zona di Anzola può darci degli ulteriori spunti, ulteriori elementi per capire come non caricare la Via Emilia con la mobilità dolce, ma muoversi in parallelo rispetto alla Via Emilia ed eventualmente in prospettiva cercare di connettere l'ingresso sul Lavino, l'ingresso sul Samoggia per arrivare poi alla grande ciclovia del Sole. Questo è un ragionamento, ripeto, di grande scala. Le prime sollecitazioni, visto che siamo proprio all'inizio del nostro percorso, riguardano più la dimensione, diciamo, dell'aggregato e del primo, non tanto abitato sparso, ma della prima campagna a sud. Però da qui tutti i ragionamenti, tutte le riflessioni che riusciremo a sviluppare insieme ci daranno ulteriori elementi. Quindi, magari, visto che ci sono due nuovi ospiti che non abbiamo mai sentito fino a questo momento, può essere interessante presentarsi, perché non vi conosciamo, siete per noi solo dei nomi di un elenco, ci piacerebbe invece cominciare a costruire un dialogo, anche per avere delle prime sollecitazioni, per capire quali sono i vostri interessi o dei primi obiettivi già maturati, poi facciamo un ulteriore giro. Se posso prendere, si presenta solo per completare il quadro che hai fatto, che è perfetto, con alcuni elementi che, come dire, nel frattempo sono venuti avanti e che, secondo me, è bene avere presente, poi dopo decideremo. Allora, gli elementi sono i seguenti. Noi abbiamo come comune di Anzola già il finanziamento per realizzare un collegamento ciclabile tra Anzola e Ponte Samoggia. Risale ad una vecchia pianificazione di zona industriale, è rimasta ferma perché dentro gli oneri, diciamo, ci stava la realizzazione della rotonda di Cadoro, cioè dove si uniscono la variante alla statale Via Emilia e la vecchia Via Emilia, che oggi è uno dei punti forse più brutti del pianeta, insomma, più pericolosi per il modo in cui si è venuto conformando lì. Ora, la conferenza dei servizi di quella rotonda si chiuderà entro la fine del mese di gennaio e quindi a quel punto si procederà alla progettazione esecutiva di quel pezzo lì che era ritenuto, diciamo, esatto, il propedeutico, la rotonda Cador, e quindi a quel punto partirà la progettazione invece del percorso ciclabile, che dovrebbe andare sostanzialmente, diciamo, dall'altezza del ponte sul torrente Martignone, quindi un po' prima di quella confluenza, e fino appunto a Ponte Samoggia. A Ponte Samoggia noi abbiamo già anche lì le risorse finanziate dentro un altro intervento urbanistico, che era invece quello della centrale Adriatica FMG, per la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul Samoggia, che ad oggi non è stato progettato e collocato, perché ovviamente si deve collegare alla pista ciclabile che arriva, quindi bisogna che le due cose vadano avanti insieme. Dopodiché abbiamo, poco distante da lì, cioè dove arriviamo al confine con Castelfranco Emilia, una pista ciclabile che il comune di Castelfranco ha realizzato in frazione Cavazzona, che arriva esattamente al confine con Anzola. Quindi diciamo che con la pista ciclabile Anzola-Ponte Samoggia, la passerella sul Samoggia, i percorsi ciclabili interni alla frazione di Ponte Samoggia per la parte di Anzola, quindi a nord della Via Emilia, diciamo che avremmo un tratto breve, poco più di un chilometro, per connetterci alla pista ciclabile di Castelfranco e quindi, collegandoci alla pista, al percorso ciclabile che viene dal centro di Bologna lungo la Via Emilia, finalmente completare uno dei corridoi della ciclabilità metropolitana, che era l'asse della Via Emilia. Questo lo dico perché questi elementi, come dire, in buona parte
esistono le risorse per farli, dopo si tratterà di diventare appunto esecutivi, raccogliere sollecitazioni sul dove sia meglio passare, con che caratteristiche fare, ma questo è. L'altra cosa invece sui percorsi ciclabili sugli argini, lo dico semplicemente perché noi abbiamo incontrato proprio su questo il consorzio della bonifica renana, mentre sul Lavino non ci sono problemi, sul Ghironda non ci sono problemi, sulla rete di canali che afferisce a loro non ci sono problemi, sul Savoggia ci spiegavano invece che non afferendo a loro, ma all'autorità di bacino, diceva è molto più complesso ottenere l'autorizzazione ad utilizzare gli argini come percorsi ciclabili. Tant'è vero che lo stesso consiglio che ci davano loro, dice, visto che invece col consorzio della bonifica renani i rapporti sono praticamente quotidiani, forse è meglio studiare percorsi ciclabili che vertano sul Ghironda, Martignone, Lavino o sulla rete dei canali che noi abbiamo predisposto, perché quelli ovviamente, come dire, è un accordo fra di noi e sarebbe possibile. E utilizzare quella rete di canali sarebbe anche la condizione che ci permetterebbe di arrivare da Anzola a San Giacomo del Martignone, dove invece l'accesso alla ciclovia del Sole è già stato previsto, nel senso che è stato già progettato. Stiamo aspettando la conclusione dell'iter, diciamo, valutativo da parte della città metropolitana, perché è coinvolta, nel senso che ci dovrebbe mettere un po' di risorse. Perché noi siamo l'unico comune attraversato la ciclovia del Sole, anche se per un tratto breve, perché sono 1,2 km in un pezzo e 700 metri nell'altro, che però non ha un accesso diretto alla ciclovia del Sole. Siamo stati interessati perché, non essendoci l'accesso diretto della ciclovia del Sole a Bologna, da Calderara si sono inventati questo percorso lungo la via Bacciliere, il torrente Lavino, che arrivi in centro a Lavino, che era quello che citavi prima. Questo per dare un inquadramento generale del tema ciclabilità sul nostro territorio, insomma, cose che peraltro non sono neanche nuove, perché Antonio Giordano, che è qui presente, già ha partecipato agli incontri, è stato anche assessore in questo comune, credo che sia 20 anni che se ne parla più o meno, no, della pista della Cadoro, da quando venne fatto l'insediamento, era prevista quella pista, tutt'oggi non l'abbiamo ancora concretizzata. Questo era solo per fornire un inquadramento generale, dopodiché, ecco, invece approfitterei della presenza di Tommaso, di Marco e anche di Luca e Antonio per ragionare su quel, diciamo, su quel reticolo che avete disegnato nella parte a sud, perché appunto, come dire, muove alcune cose, ecco, ad esempio l'attraversamento interno all'area dell'ex polveriera, che avete ipotizzato qui in fondo, insomma, dove c'è il viale principale, è sicuramente suggestivo, però ad esempio pensando alle cose che diceva Morisi al primo incontro, cioè il fatto che quella dovrebbe avere una caratterizzazione come area naturale integrale, ecco, come dire, sbatte qualcosa, nel senso che lì, quando ne avevamo parlato con Morisi, si era detto appunto lì forse dovremmo pensare ad un assetto tipo quello delle zone umide che come GIAP gestiscono giù nel Persicetano, in cui ci sono percorsi pedonali estremamente delimitati che ti permettono di ammirarle ma non di attraversarle. Peraltro non puoi andarci in qualunque momento, ma ci vai solo nei momenti in cui in qualche modo sono presidiati da addetti, proprio per evitare che la presenza umana possa costituire un elemento di... Allora, visto che l'area dell'ex polveriera, se ci viene concessa dallo Stato, ci viene concessa tutta quanta, esistono e sono già visibili i percorsi perimetrali, che erano quelli che usati dal corpo di guardia, ecco, se dovessi immaginarmi un attraversamento ciclabile, non penserei ad un attraversamento ma ad un aggiramento, cioè ci giri intorno. Se poi vuoi entrare a vederla, ci saranno dei percorsi pedonali, ma come dire, la terrei dolce, 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 dolce la presenza umana lì dentro, perché se la caratterizzazione che vogliamo dargli è godere del fatto che, siccome per 20 anni lì non è successo niente, la natura ha fatto il suo corso indisturbata, la come dire, preserverei in questo modo, ecco, insomma, diciamo, no, dicevo 20 dalla venuta bonifica. Ah. Cioè, da quando i militari hanno smesso proprio di andarci dentro, perché hanno terminato di fare tutta la bonifica bellica. Sono 70 anni che va da solo. Sì, sì. Siamo
cioè nel senso che quella lì non era più poi, poi vi dico se ho possibilità. Sì, sì, non era più utilizzata da molto più tempo, però non era mai stata fatta la bonifica, quindi era comunque un'area che andava, quindi diciamo che una ventina d'anni fa i militari sono intervenuti abbastanza pesantemente, tipo a svuotare il lago, perché dentro ci facevano brullare gli ordini, ma ultimamente era diventata una discarica, ci hanno trovato lavatrici e robe varie. Scusate, faccio una proposta per chi ci sta seguendo su Facebook. Se venite qui a parlare, riusciamo a inquadrare anche la mappa. Hai ragione, ci stavo pensando alcuni elementi in più. No, ma erano utilissimi. Allora, col commento diretto in tempo reale con le immagini, riusciamo a essere più efficaci anche per chi non può essere qui. Comunque chiarissimo. Puoi aggiornare la pagina. Sì. Puoi aggiornare la pagina. Comunque, per quanto riguarda quest'ultima cosa, sono passato alla Bora, lavora appunto Andrea Morisi un mesetto fa, in cui ci sono appunto, c'è un percorso che praticamente ci passa attorno, un percorso che è stato progettato sia con staccionate sia con barriere fisiche, quali siepi molto fitte, che sarebbero diciamo oltrepassabili, ma comunque al di là di queste c'è un ecosistema così denso che comunque si farebbe fatica ad attraversare quel bosco, secondo me. Io ho anche visto la polveriera, perché ci vedo di fianco. Se non ci sono percorsi tracciati, passarci attraverso senza seguire i sentieri potrebbe essere molto, molto difficile. Poi io sono assolutamente d'accordo sul fatto che meno l'uomo ci entra, meglio è. Ma il fatto di riuscire a fare un percorso strettamente delimitato, che lo attraversi, non sarebbe impossibile. Non sarebbe un'ottima idea, però non sarebbe neanche impossibile da fare. Posso? Prego, devo vedere lì? Sì. Forse meglio, così vi lasciamo anche la possibilità di commentare con immagini in tempo reale. No. Visto che diciamo si stanno toccando due aspetti, e cioè le piste ciclabili e l'area dell'ex polveriera, che poi piste ciclabili che per me devono rappresentare il succo di un ragionamento, la sintesi, o meglio il concentrato di un ragionamento che non si deve limitare solo a creare qualche pista ciclabile o mettere in rete più piste ciclabili, ma deve intervenire sul sistema complessivo di quella che chiamiamo la mobilità sostenibile, che io non c'è mobilità sostenibile. Ci sono forme di mobilità che a mio avviso, come da ormai più di qualche decennio ragiono assieme all'associazione, abbiamo fatto anche proposte, convegni e via dicendo, ma parliamo di forme di mobilità delle persone che devono in prospettiva, soprattutto in un centro piccolo come il nostro, qual è il paese di Anzola, devono sempre di più limitare gli spostamenti delle persone con l'auto privata e utilizzare il territorio in bicicletta o con la mobilità dolce, come si ama definire oggi questo nuovo sistema. Quindi io penso che dobbiamo avere un'idea complessiva di quella che deve essere la mobilità complessiva del territorio. Con questo tipo di obiettivo poi si interviene, si individueranno, e sicuramente le prossime tappe saranno dedicate all'approfondimento e a delineare complessivamente il progetto. Penso che sì, dobbiamo lavorare e individuare un sistema di ciclabilità che deve, come dire, prima di tutti premunirsi valutando quelli che sono i collegamenti che portano ai servizi essenziali del nostro comune. Devono collegare sicuramente alcune frazioni che attualmente non sono collegate, che è fondamentale. Penso ai casetti,
in modo più funzionale. Poi ci sarà, come diceva l'assessore Zacchiroli, in prospettiva quella cucitura, quella tangenziale che da Anzola arriva a Ponte Samoggia per collegare Ponte Samoggia, ma soprattutto reagire anche con le attività produttive, perché mi auguro pure che... Stiamo parlando quindi di questa. Di quella lì, sì. Quindi, diciamo, frazioni, e quindi non solo Casetti, Ponte Samoggia e Lavino, è stato già, ha una ciclabilità che è parallela alla Via Emilia, e nello stesso momento poi mi auguro che finalmente possa partire un'idea di trasporto integrato, gomma, treno, soprattutto il treno, che una volta fermati a Ponte Samoggia o facendo la fermata nel capoluogo di Anzola, le persone possono utilizzare la bicicletta per andare sia nelle aree artigianali, sia su fruire eventualmente i servizi fondamentali del nostro comune. Quindi andremo a specificare nel dettaglio quelli che saranno gli itinerari e i collegamenti e le cuciture possibili. È inevitabile che, ma già è un pensiero lungo che era stato fatto già nel qualche decennio fa, quello di collegarsi con la zona sud, perché è la zona meno compromessa, e soprattutto la zona sud presenta un'area di grande valenza, non solo economica, ma anche perché c'è la presenza di territori agricoli, ma soprattutto l'attività di Orsimangelli e in modo particolare quel grande patrimonio a cui noi dobbiamo, tendere molta attenzione, che è l'area dell'ex polveriera. Mi fermo un pochino su questa, mi soffermo sull'area della polveriera, per dire che l'area dell'ex polveriera, che sulla cartina è evidenziata con una presenza di colore verde intenso e quindi boscata, è un'area che, sì, come diceva l'assessore, non mi ripeto, è stata lasciata, non è stata utilizzata dal secondo conflitto mondiale, poi è stata bonificata e via dicendo. Questa è un'area che, come comuni, e io spero che, indipendentemente da quelle che sono le nostre aspirazioni o i nostri punti di vista, che devono conseguire poi con azioni concrete, al di là di questo io spero che ci sia un ragionamento che c'era, però che continui, con gli altri comuni per avere un'idea complessiva di quella che è la funzione, la destinazione ed uso, diciamo, finale, finalmente, di quell'area. Perché uno dei compiti nostri è anche quello, guardare il particolare, ma pensando anche in grande, ancora, e quindi per pianificare le tutele, ma anche per pianificare forme di sviluppo ulteriore per i prossimi decenni. Quindi l'area va ragionata sulla destinazione d'uso. Negli anni, praticamente nell'89, a parte che l'altra volta era stato detto, poi la regione ha fatto un'operazione importante censendo 174 arnie, sono filari di alberi, querce, 174 filari di alberi, li ha censiti e quindi sono tutelati. Non solo, ma sempre nel periodo della fine degli anni 80, parlo dell'89, il demanio, il consorzio bonifica Reno Palata, il consorzio assieme alla bonifica Reno Palata ha piantumato 1200 alberi rispetto ai 5-6.000 che erano previsti come arricchimento ulteriore per quella zona. Quindi sarebbe importante anche fare il punto, un piccolo studio, un piccolo aggiornamento su quelle che sono le tipicità ambientali, faunistiche di quell'area, anche perché se li aggiorniamo possiamo anche decidere come meglio operare. Altra questione è l'area
della polveriera, già, ripeto, negli anni 90, ma avevamo avuto anche contatti con gli altri comuni, anche con l'ex provincia. Per noi, e condivido quello che diceva l'assessore, l'area dell'ex polveriera deve essere considerata nella sua unicità come area a parco naturalistico integrale, perché sono, ripeto, 70 anni o 20 anni o comunque sono decenni che si sono costituite, si è costituito un equilibrio faunistico ma anche ambientale, che andare a, come dire, a intaccare anche lievemente con la presenza umana quell'area, rischiamo di, come dire, espropriare i residenti naturali di quella zona, a parte che sappiamo pure la funzione ambientale, climatica e, che questa ha anche sul resto dei territori confinanti. Sarebbe meglio, magari, per questione di sensibilizzazione anche educative e compagnia bella, ragionare, Danilo, sulla realizzazione dell'area del bosco, che nell'area di Bignami, perché quella potrebbe servire veramente come attività per raccordarsi con le scolaresche, poi diventa un'ulteriore aggiunta di polmone verde all'interno del nostro territorio, e quindi andiamo incontro anche a quelli che sono gli obiettivi per dei prossimi 20 anni per quanto riguarda l'impatto sull'inquinamento. E quindi stiamo parlando di questa zona. Esatto, lì, esatto, in quella zona. Altra cosa, quindi, l'area dell'ex polveriera, destinarla all'area naturalistica integrale. Quello che sarebbe auspicabile è, come anche l'assessore diceva, ma era anche nei progetti che dei tre comuni, o meglio, tre associazioni dei tre comuni che hanno in capo amministrativo quest'area, sarebbe importante farla fruire, sì, ai cittadini, ma attraverso il suo perimetro, quindi non intervenire all'interno, utilizzare eventualmente le torrette di sorveglianza che ancora probabilmente ci sono, ma si possono, come dire, restaurare per fare birdwatching, per fare attività collegate con la sensibilizzazione delle persone, e sarebbe e questo ci consentirebbe di cucire, diciamo, tutta una rete di percorsi che interagiscono sia con l'area di Vespellano, con Zola, ma anche con Bologna, perché da lì poi c'è il progetto del Parco Città Campagna, quello fatto dalla provincia, approvato una decina di anni fa, che prevede un collegamento ciclopedonale che si sviluppa verso Bologna. Quindi una rete interessante di percorsi ciclopedonali che sono anche importanti per far conoscere questo grande patrimonio, che ha una rilevanza e ha un'importanza sovracomunale. Aggiungo qualcos'altro e poi mi fermo, perché sono sotto questo aspetto, cioè per approfondire anche la questione, sarei per inviarvi anche quelle che sono state le linee guida che abbiamo presentato, ma c'era un accordo anche con gli altri comuni, di quelle che sono le caratteristiche storiche, naturalistiche, urbanistiche e territoriali dell'area dell'ex polveriera, con l'idea complessiva che avevamo anche di sviluppo economico. Sviluppo economico che può essere, realizzato se le aree agricole pertinenti, quindi che circondano e difendono in un certo senso l'area dell'ex polveriera, perché non devono essere trasformate in aree urbanistiche, possono contenere delle attività economiche, rivalutando quella che è l'agricoltura intensiva e chimica che ancora esiste, a biologica e biodinamica, utilizzando, facendo progetti e chiedendo finanziamenti alla regione, ma anche alla comunità europea. Non so quanto poi potremmo, in un progetto possibile,
accedere ai fondi europei, quelli del PNRR, mi pare che si chiami, perché l'agriturismo, le fattorie didattiche, tutta una serie di attività potrebbero sviluppare in modo funzionale quell'area che poi diventa integrata all'utilizzo, o meglio, alla visione, diciamo, dell'area della Corneliera. Quindi area integrale a parco naturale, le aree tutelarle e mantenerle agricole, ma con uno sviluppo non chimico, ma biologico, biodinamico, utilizzare tutte le infrastrutture, ma anche gli edifici, perché possono servire per lo sviluppo turistico e agricolo. Poi mi fermo qui, perché bisogna pensare pure che agli edifici presenti nell'area della Polveriera, che potrebbero essere destinati, come allora si diceva, ce n'è una qui all'inizio, sì, esatto, che è quella forse messa meglio, perché gli altri sono ormai sono crollati, potrebbe essere, ed è anche di volume e superficie abbastanza importanti, per traslocare parte dell'università agricole ambientali, per studiare, continuare a studiare e monitorare l'area della Polveriera, perché abbiamo visto già da tempo che le modifiche che intervengono sull'area della Polveriera sono le modifiche che ci consentono di misurare i cambiamenti climatici, ma anche i cambiamenti sociali, economici dei nostri territori. Perché lo sfruttamento delle aree agricole, soprattutto col mungimento delle falde sotterranee, ha creato problemi, però posso fare un ragionamento fino a domani, che ha intaccato il benessere delle querce, di quelle che si diceva censite dalla regione e tutelate, perché hanno prosciugato il sistema di reticolare sotterraneo, e purtroppo l'umidità è venuta a mancare, le radici delle querce si sono indebolite e si sono saccate parecchie querce, quindi sono state anche abbattute. Per quello che dico, che questo ci potrebbe consentire di creare anche un laboratorio di studio per capire qual è la fauna, qual è la flora, le loro abitudini, ma soprattutto quello che è il cambiamento climatico e l'impatto che ha sul nostro territorio comunale, ma anche quello limitrofo. Per cui vi impegno a mandarvi questo documento. Grazie. Che può arricchire le cose. Poi sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi incontri, entreremo nel dettaglio della progettazione. Grazie, scusate se l'ho fatta lunga. No, prego, un piacere. Buon dì a tutti, faccio una breve presentazione e una piccola riflessione. Mi chiamo Luca Cittadini, faccio parte da relativamente poco dell'associazione Ambientiamoci, nella quale sono entrato per lo sportello alimentare organizzato col patrocinio del comune. Le questioni ambientali mi hanno sempre interessato, quindi ben volentieri inserirsi in questo nuovo contesto. Le cose che dico può darsi che siano imprecise, essendo appunto la prima volta che vengo, perdonatemi se mi sbaglio. Mi sembra che nei ragionamenti che si fanno riguardo alle piste ciclabili il punto di vista generale sia soprattutto quello dello svago, la ciclovia del sole, con gli argini, dei passaggi, sono tutte cose interessanti, solo uno stupido direbbe il contrario. Però mi sembra che si dia, dal mio punto di vista, un po' poca attenzione a quella che credo che secondo me sia il reale scopo di una pista ciclabile, quello di consentire alle persone di spostarsi nelle loro attività ordinarie, non solo il sabato e domenica per andare a farsi una bella passeggiata. Se stringe un pochino, scendi un attimo, ok,
riesci? No, 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 da bene così solo scendere. Sì, sì. Ancora? No, scendere più giù con la mappa, più giù, giù, no, dall'altra parte. Su e giù, quando si parla delle presentazioni, ci si confonde. Ancora, ancora un po' più giù, perfetto. Allora, fino a prima del Covid, io lavoravo a Bologna, il mio mezzo di trasporto era bicicletta, fino in stazione ad Anzola, treno, con la bicicletta sul treno e poi andavo a lavorare. Io abito circa qui, più qui c'è casa, una frazione, si chiama Casa Modena, e poi io sto qui da queste parti. Questo pezzetto di strada, di via Mazzoni, fatto alle 7:30 di mattina con l'orario di punta delle macchine che vanno da una parte e da quell'altra, anche se con giubbotto ad alta visibilità, caschetto, luce, cioè così, insomma dà sempre un po' i brividi, perché è oggettivamente una situazione, non dico pericolosa, ma insomma necessita di grande attenzione e forse un pizzico anche di fortuna. Anziché pensare solo, dico che sarebbe adesso, alle piste ciclabili utili per andare la domenica a farsi un bel giro, cosa ripeto sacrosanta e auspicabile, credo che la cosa più importante sia consentire alle persone che abitano nelle varie frazioni, questo lo accennava anche prima la regione, di poter arrivare ad Anzola e poi da lì prendere il treno. Cioè dobbiamo poter andare a lavorare, a portare i figli o i nipoti in palestra o in piscina con l'uso della bicicletta. La bicicletta dovrebbe, nella mia immagine, poter diventare il mezzo di trasporto principale, collegandosi poi ovviamente alla ferrovia se si deve andare anche un po' più lontano. Chiudo questo ragionamento, un altro solo per dire che sono completamente d'accordo con Antonio Giordano quando parla dell'utilizzo della ex polveriera. Renderla fruibile ad attività umane, forse anche solo per di nobili attività, cioè andare a vedere cosa c'è dentro, e va bene, ma rischia di sacrificare le sue potenzialità dal punto di vista naturalistico. Quindi si è accennato prima, mi sembra che lo dicessi tu, che sarebbe forse meglio, no, lo diceva Danilo, anziché pensare a dei tragitti che attraversano la zona, dei tragitti che passano di fianco senza snaturarla. Perché se dobbiamo fare un passaggio interno e poi riempirlo di cartelli, paletti, sbarramenti per evitare che le persone se ne vadano un po' a zonzo, ci si passa dentro e si vede poco e comunque si fa un danno. Niente vieta poi che in occasioni particolari, per studio o anche per informazione, ad esempio verso le scuole, verso chi è appassionato, si possono organizzare con chi è capace di farlo delle occasioni di visite guidate all'interno. Ma credo che sarebbe un po' un peccato rinunciare a mantenere un'area naturale così ben resistito finora. Ok, fatto. Grazie. Prego. Grazie. Andiamo a completare il ragionamento, dottor Magri, Tommaso, qualche riflessione? Io volevo soltanto aggiungere che sono d'accordo con lui per quanto riguarda il discorso della, diciamo, conversione delle campagne nella periferia di Anzola a qualcosa di meno intensivo e più qualitativo, se possiamo dire così. Il problema è che adesso, questa non è una cosa che si può modificare, quei terreni li appartengono a famiglie che li affittano perché non sono interessate all'agricoltura, e in quella zona non ci sono più aziende agricole che siano anche utilizzabili come fattorie didattiche. È un peccato assolutamente. Io ci sto provando, non sto vedendo dalla parte degli agricoltori che affittano quei campi dell'interesse. Quindi che
che ci sia difficoltà perché i proprietari, tra virgolette, o gli affittuari, chi sì. dentro ci lavora, sono abituati a lavorare in una condizione, perché storicamente sì. c'è quella come si chiama, situazione, e si va per induzione. Okay. Altra cosa è avere una progettazione complessiva, dove da, come si chiama, l'area di Orsi Mangelli, perché pure quella può essere utilizzata attraverso i cavalli per girare, eccetera, eccetera, eccetera. No. Con un progetto condiviso e finanziato con fondi pubblici, che possono essere regionali, europei, che non abbiamo mai fatto, è probabile che si crei un interesse, uno stimolo per rendere quelle aree veramente utili alla riconversione, perché Anzola, a parte che il territorio di Anzola è 2/3 è occupata da zone agricole estensive, dove non hai filari, non hai piccoli boschetti e via dicendo, bisogna che pensiamo che le attività agricole, i territori stessi agricoli, devono qualificarsi e essere incentivati, soprattutto in quelle zone, perché si presta a riconvertire l'attività di produzione in attività innovative, perché ripeto, essere posto di fronte a un niente o a un, diciamo, gestire, coltivare un'area dove produci sementi o prodotti agricoli che sono concorrenti e concorrenziali agli standard abituali, non è che, come dire, stimoli molto e incentivi l'innovazione. Poi ho visto pure che ci sono pure degli edifici anche abbandonati, per cui un progetto di rivalutazione, rivalorizzazione, ecco qui anche l'obiettivo del laboratorio, da come l'ho inteso io, quando si parla di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale e rigenerazione ambientale. Io penso che se non è questo l'ambito, se non è questo il ragionamento da fare e su cui investire, quale potrebbe essere altro? Secondo me non si è tentato mai di spiegare sia ai proprietari sia a chi coltiva quello che si potrebbe come ente pubblico fare in alternativa, mettendogli pure a disposizione eventualmente dei finanziamenti per riconvertire la loro attività. Diventerebbe una ricchezza per tutti. Per quanto riguarda certe cose che hai detto, come i filari o spazi incolti, adesso non è più una cosa che si può scegliere uno di fare, perché non la PAC lo prevede per obbligo, che almeno per tutti i proprietari che hanno più di 15 ettari di dedicare almeno un 5% almeno a uno spazio incolto. Quindi tanto vale che dal momento che devono per forza lasciare uno spazio incolto, che sia un prato incolto, che sia un filare, gli dà anche, anzi, gli dà meno anche problemi di gestione. Certo, quindi certo. È solamente di dialogarci, secondo me, dal momento che devono lasciare quegli spazi certo. liberi. Io quello che sto provando a fare, capito? Proprio i campi che collegano via Baiesi fino all'inizio delle no, tutta la striscia arancione che vedi, sì. È praticamente, ho già contattato gli interessati per fare un corridoio ecologico, una fascia boscata. Sì, non c'ero, l'altra volta c'ero, ho capito. No, sì, no. Che è di una grande, come dire, di grande valenza anche naturalistica, ambientale, eccetera, eccetera. Poi tu hai l'attività delle arnie, per cui arricchisci, protegge e via dicendo. È encomiabile quello che tu indichi, però non possiamo limitarci a quel solo intervento. Se non lo contestualizziamo in termini più generali, approfittandone per sviluppare un'attività economica diversa, e quindi dare anche un esempio, essere da esempio, perché un certo tipo di attività agricola convenzionale possa essere
convertita e innovandola. E lì ci sono tutte le condizioni, perché c'è Mangelli e c'è la polveriera, c'è la ricchezza che noi abbiamo in mano e purtroppo non riusciamo, diciamo, a fare un passo avanti. L'unico problema è che non abbiamo mai fatto un passo, non sappiamo quanto è lunga la nostra gamba, non possiamo subito dire basta, facciamo fatte didattiche, bisogna partire con qualcosa di più moderato, una fascia boscata e tutto, per poi quando loro si educano e capiscono che non dà i problemi che ora ipotizzano, che ci sia il disordine, che nelle campagne loro non vogliono, diserbando perfino le scoline che portano via l'acqua, bisogna farlo in modo graduale, non ti puoi aspettare che da un momento all'altro siano tutti gli agricoltori naturalisti, capite? Quello che volevo dire io. Si parte da un periodo ecologico, si vede dopo 2-3 anni che non desta alcun tipo di problema alle produzioni, anzi ci sono molti studi al riguardo che l'agroforestazione aumenta la resilienza delle coltivazioni, soprattutto in quelle che si fanno in questa zona, e poi dopo si possono andare a introdurre altre cose, capito? Bisogna anche poi includere i proprietari, perché adesso loro, i proprietari, si tengono volontariamente molto al di fuori di affari, diciamo, dell'agricoltura, prendendo la quota di affitto e sostanzialmente fregandosene di quello che ne viene fatto nel loro terreno. Bisogna anche dialogare con loro, sensibilizzarli in modo che anche loro possano avere un attimo le redini delle persone che gestiscono i loro campi. Però non è che si può fare così. E ti dico che l'arma dell'intervento pubblico è fondamentale. Con una progettazione condivisa, evidenziando quelli che sono il valore aggiunto, poi dandosi da fare per trovare le finanze e le modalità per partire. Poi si parte per stralci, sono d'accordo con te. E bisogna avere, come dire, un'idea complessiva partendo per stralci e partendo dal particolare. La conosco quella zona, i tuoi genitori mi conoscono pure, perché mi conoscono molto bene, perché già alla fine degli anni Ottanta abbiamo lavorato molto perché non venisse trasformata in zona residenziale, perché sì, nella discussione complessiva della pianificazione del territorio, sì, si era vista quell'area come area da sviluppare e nel come dire, è prevista, diciamo, le previsioni sono quelle ancora attuali del piano, dei piani strutturali. Nell'attuale PSC quella è un'area residenziale di sviluppo, almeno una parte di quell'area compresa tra la striscia arancione, la striscia bianca, striscia gialla. Diciamo che lì dentro ci sono un po' di ambiti di aree residenziali di sviluppo. Sono più proprietà, eccetera, eccetera. È difficile. C'è anche da dire che il vantaggio, tra virgolette, per chi è proprietario di quelle aree, magari ci sperava appunto di realizzarci delle case per un grande vantaggio, però c'è anche il vantaggio è che gli strumenti urbanistici che non sono stati aggiornati al 31-12, quindi tra 15 giorni, decadono, si congelano. Certo. Cioè, le previsioni non saranno automaticamente attuabili, perché dal 1 di gennaio si entra in un nuovo regime. Chi non ha fatto il piano urbanistico generale, i PSC, anche se conservavano dei residui, li potrà reinserire nei PUC, ma deve fare i PUC. Se il PUC non ce l'hai, resta tutto fermo. Quindi diciamo, insomma, se non succedono, se non piantano delle gru nei prossimi 15 giorni, forse a breve lì delle case non ci arriveranno su. Danilo, mi auguro che questo laboratorio, che lo reputo importantissimo, possa dare un contributo in questa direzione. Ecco, a proposito, a risolvere questo e eventualmente strutturare un progetto di lungo periodo. No, allora dico una battuta, poi lascio la parola a Marco, perché invece ha da fare. No, mi pare che allora l'utilità di insomma, anche se la partecipazione non è amplissima, sia appunto questa, cioè si cominciano a delineare come rispetto a obiettivi che possono anche essere comuni esistano però visioni attuative che possano essere differenti. Io condivido la cosa che dicevi tu sui percorsi, sulle principali che dovrebbero essere usate per l'attività ordinaria. Ci sono alcuni problemi concreti, cioè in particolare da Casa Modena sopra l'incrocio con via Turini ce l'ho anche lo spazio per ricavare. Sotto lungo la via Mazzoni, se ci ricavo anche una pista ciclabile su quella sede stradale, diventa un problema, no? Cioè sarà disegno. Per questo avevo valutato, ma l'idea di usare gli argini non era per le uso solo per svago, era semplicemente un tracciato alternativo, ma doveva collegare dei punti che
che avessero una funzione, non ci vado solo la domenica. Diversi ragionamenti intorno alla polveriera, magari ci vado appunto nel tempo libero, ma un percorso ciclabile che mi porta da Anzola a San Giacomo e poi da San Giacomo mi permette di entrare sulla ciclovia del Sole, che teoricamente dovrebbe entrare direttamente dentro Bologna, mi porta a San Giovanni in Persiceto, come dire, ha una funzione non solo cicloturistica, ma anche proprio di un percorso, come dire, ciclabile, che le stesse cose che dicevo prima sulla Via Emilia, l'idea invece di avere un corridoio, come dire, che sia utilizzabile per andarci appunto in fabbrica piuttosto che a scuola. Io sono d'accordo con Antonio, cioè, l'obiettivo che noi dobbiamo avere non è semplicemente di aggiungere infrastrutture per le tipologie di traffico più deboli o più residuali. Lo dicevo stamattina perché parlavo con la responsabile della consulta metropolitana della bicicletta, con cui ho fissato un incontro per la prossima settimana. Io sono molto convinto che invece noi dobbiamo cercare, laddove non esistano condizioni come dire, particolari che lo richiedano, di promuovere una nuova cultura della convivenza di tutte le utenze sulle stesse strade, se c'è abbastanza spazio. Cioè, l'operazione che hanno fatto alla rotonda di Rigosa, per capirci, io credo di essere stato uno dei pochi che nel dibattito che si è scatenato su Facebook sulla pericolosità e l'insensatezza di quella cosa ha detto: ma qual è il problema? Cioè, se ci passi coi camion e le auto, ci potrei passare anche con le biciclette. Hanno semplicemente disegnato una striscia rossa che dice che lì ci passano le biciclette. Non è che ti hanno impedito con l'auto lì. Però questa logica per cui le biciclette le facciamo passare da un'altra parte, così non rompono i coglioni, è passata come logica. Tant'è vero che noi abbiamo avuto molti anni in cui facevamo le strade e poi le piste ciclabili. E invece in un ambito urbano come il nostro, che è anche limitato, cioè per andare da frazione a frazione ci sono 14 km, ma c'è distanze inenarrabili, noi secondo me dobbiamo ragionare su rendere meno conveniente l'uso dell'auto sui piccoli tragitti. Quindi zone 30, risagomare gli incroci per cui non sia possibile da una strada entrare nell'altra a 90 orari perché no, fate il marciapiede bello tondo che ti invita. E secondo me deve ragionare su strumenti di questo tipo qua. Ci vogliono anche un po' di risorse, insomma, perché poi ci vogliono risorse e ahimè anche molto tempo, perché cioè, lì vicino all'ingresso della tangenziale della Via di Mezzi, che c'è la striscia disegnata per terra per le biciclette, sacrosanto. Peccato che la stragrande maggioranza delle persone che passano da lì in macchina il divieto di superare 50 km all'ora non lo notano neanche. Poi lo so che io ci penso che la direzione deve essere quella. La pista ciclabile separata dalla strada, dal punto di vista del ciclista, è sicuramente più sicura. Guarda, io mi sono iscritto circa un anno fa ad una newsletter, che non so neanche come ci sono arrivato, ma che pubblica periodicamente progetti appunto di studi di professionisti sulla viabilità, soluzioni adottate in Italia, perché qui il problema era sempre... Antonio è testimone. Quante volte abbiamo chiesto di fare i passaggi pedonali rialzati? Sembrava che non si potessero fare sulla Via Emilia. Poi un bel giorno il Comune di Bologna ha deciso di farli e allora si potevano fare, evidentemente non era così. Risagomare le strade. Anzola ha una serie di strade, esclusa la Via Emilia, che purtroppo non possiamo modificare, ma altre strade interne, che sono dritte per 1,5 km. Significa banalmente che se la fai a meno degli 80 ti sbeffeggiano, perché pensano che sei uno incapace di guidare. Via Rumpianesi, su Via Rumpianesi la pista ciclabile la disegniamo, visto che la strada è abbastanza larga, così, in modo tale che le auto abbiano una chicane da fare, obbligata, perché questo aiuta a rallentare la velocità. Restringere gli incroci in modo tale che non si possano affiancare due auto aiuta a ridurre la velocità. Ecco, soluzioni di questo tipo non richiedono tempo, richiedono soldi, questo sì, e richiedono anche un po' di polemica, nel senso che tu la prima volta che restringi un incrocio perché raggiungi la velocità, ti verranno a dire: ci lascio l'ammortizzatore sopra, mi si spacca la gomma,
se c'è la bicicletta, lo spazio è poco, gli prendo contro. Tu gli puoi rispondere che potresti frenare prima, non è obbligatorio che gli prendi di fianco. Dire che no. Educare no, lo... anche l'apparato amministrativo del comune su questa cosa. No, lo dico perché in realtà io penso che se non adottiamo alcune soluzioni tecniche, soltanto il dibattito culturale non ci porta ai risultati che vogliamo. Sono assolutamente d'accordo, così come sono d'accordo assolutamente con te, che le cose si fanno un pezzettino alla volta, andare da un agricoltore, dirgli da domani devi fare tutto biologico, quello si spaventa un pezzetto alla volta, invece... Si fa il passo più lungo della gamba alla fine, sapendo che è il primo passo di togliersi gol, quale regolare più consistenti. Cioè, modificare il tracciato delle strade per obbligare gli autisti, gli automobilisti che sono indisciplinati e quindi realizzano per obbligo, è enormemente meglio che niente. Se non si può fare altrimenti, va bene quello. Io questa cosa l'ho scoperta a Misano Adriatico. Perché ci andai in vacanza una volta, mia figlia aveva un anno, e loro hanno tutti i viali che vanno perpendicolarmente al mare, che sono dritti, tutte le trasversali, siccome è un comune abbastanza recente, è regolarissimo. Hanno la precedenza? No, hanno fatto i parcheggi alternati sinistra-destra con tanto di aiuola fioriera alta un metro, per cui tu quella strada se la fai più dei 40 ti schianti. Sì. Okay. E fai a resurbano. Ti obbligano a farle a 40 orari, perché se le fai più veloci, tranquillo che prima o poi l'altro si imbarca e sbatti. Fai a resurbano. Io l'ho trovato una soluzione molto intelligente. L'ho trovata intelligente perché io ci posso mettere l'autovelox, il cartello, il vigile una volta a settimana, ma becco quello che in quel momento è. Invece costruire le condizioni proprio strutturali perché un comportamento non possa andare oltre certi limiti, la trovo una soluzione intelligente che bisogna cominciare ad adottare. Per quanto riguarda la pista ciclabile, è sempre molto meglio che niente, però appunto la soluzione è rendere impossibile che le macchine vadano sulla pista ciclabile. Assolutamente. Tutti noi saremmo passati più o meno recentemente in via Saragozza a Bologna, c'è la pista ciclabile che sono delle striscioline segnate in bianco. Chi di voi l'ha fatta tutta quanta intera senza vedere delle macchine parcheggiate sulla pista ciclabile? Ci sono anche dei morti, anche 3-4 morti sono stati lì. Per cui se non si può fare altrimenti ci sono... No, però ad esempio in Olanda, nelle strade fuori in campagna, le piste ciclabili sono semplicemente segnate, però ogni tanto c'è un cordolo che separa la carreggiata per le auto da quella per le biciclette. Per cui, come dire, chi va in auto sa che non può sentirsi completamente libero, perché ad un certo punto c'è un marciapiede e rischi di sbattere. Sì, e c'è la mentalità della Danimarca, che alla quale anche un italiano può arrivare, ma sappiamo che non è una cosa che possiamo fare in giro di anni. Insomma, si può dire che su mia libri siamo assolutamente d'accordo. Scusa Marco. No, figurati. No, ero ascoltato prima i discorsi, perdonami, non mi ricordo. Antonio, ascoltavo prima i discorsi di tutte le aree adiacenti alla polveriera. Poi ribadirò anche alcuni concetti, giusto perché così rimangano sempre in memoria, ripetita Juventus, così. Volevo capire quali potevano essere le misure che intendevi per i campi agricoli circostanti alla polveriera, perché è evidente che la proprietà Orsi Mangelli ne comunque ricopre una discreta percentuale di questo confine. E perché parlavi di biologico, di biodinamico, eccetera, eccetera. Io non credo che si possa entrare nel merito delle scelte agronomiche o delle scelte economiche delle proprietà anche se confinanti. Tieni presente però che dal canto nostro abbiamo modificato le tecniche agronomiche qualche anno, perché come ben sai sono finalizzate alla produzione di energia elettrica, per cui sarebbe inutile, diciamo così, andare a fare una coltura biologica finalizzata poi a un biodigestore, comprendi, no? Cosa voglio dire? Certo. Quindi diciamo che... biomassa. Sì, un biodigestore. Per cui sarebbe anche controproduttivo, volendo, no? Perché comunque
produrre energia elettrica da una digestione anaerobica è comunque un processo che a conti fatti va in negativo sul CO2, per cui perché no, va già bene così. Sì, sì, vabbè, ci sono i pro e i contro, va bene. Ma non è questa la sede, sì. E non è questo il tema sul quale insiste. No, ma assolutamente. L'altro è che abbiamo affittato un grosso allenatore per cui ha i suoi cavalli e svolge delle attività aziendali. Ok? Quindi, tutti adesso siamo in fase di rinnovo, con la gioia di tutti quanti, la convenzione per il passaggio sull'argine sinistro del Ghironda, okay? Che comunque è un passaggio che va rispettato sia in termini rispetto alla natura, sia in termini di no, in questo qui viola sotto la linea viola, quello che va verso via delle scuderie, esatto, quello lì è il percorso pedonale, quello che va alle scuderie, che è sul territorio di proprietà, esatto, delle scuderie, che è fuori dalle recinzioni, ma è comunque loro proprietà, su quale esisteva già una convenzione tra comune e proprietà che stiamo proprio rinnovando in questi giorni. Se siamo ai dettagli finali. Stasera. Voglio anche ricordare che le tenute stesse sono un grosso recipiente, grazie a Dio, dove la gente non deve entrare, perché comunque sia i cavalli che diciamo così la fauna vive praticamente indisturbata. Però questo l'avevo già detto all'epoca, mantenere tutto questo complesso, ok, con o senza compromessi, perché qualche minimo di compromesso ci vuole, come quando l'altra volta dicevo, ho dovuto abbattere tutta una serie di pioppi che venivano giù, perché erano a fine ciclo vitale, ma questo già tanti anni fa, quindi anche questi sono compromessi. Questa operazione l'ho fatta anche su Uzzola Predosa, in concerto con l'amministrazione, in modo tale che loro fossero a conoscenza, che ci fosse comunque tutta la luce del sole. Però mantenere tutti questi spazi è un rischio e un costo. Adesso, l'altra volta vi dicevo, sono stati stanziati dei fondi per la manutenzione di queste famose querce di cui tu citavi, queste querce che hanno nome e cognome. Ho parlato con chi farà l'operazione, hanno detto che ciò che hanno stanziato mi basta per 8 querce. E più devo organizzare io la logistica per lo smaltimento, la togliere, fare, disfare, eccetera, eccetera. Per cui, sì, tutto bellissimo, sono state censite queste querce, però l'onere poi ricade sulla proprietà, che non può agire direttamente perché sono vincolate. Però se non agisce possono diventare pericolose, quindi ci sono sempre questi punti dove comunque nessuno si occupa di come risolverle queste cose, poi tocca alla proprietà. Ci sono aspetti che vanno calcolati nel loro complesso e valutati su tutta l'area. L'altra cosa, vedevo un passaggio a nord della pista dritta proposto. Sì, ribadisco, anche lì ci sono allenamenti in corso. In quella pista dritta, un po' di anni fa, motivo per cui ho deciso di dei cancelli, un ragazzo con la nebbia e gli auricolari stava facendo jogging e mi attraversa la pista dritta con i cavalli in prova. Non ci siamo. Cioè, sono aree di lavoro dove se succede qualcosa poi pioccano responsabilità. Per cui tutto bello, tutto meraviglioso, tutto fattibile, ma tenete presente che ci sono delle esigenze. Queste esigenze, ahimè, vanno rispettate. Ma non c'è una... Non c'è un fosso. C'è un fosso. Ma questo lo stava attraversando dove c'è l'unico carrabile in fondo alla via, con le cuffiette, okay, con la nebbia, lui attraversa la pista e intanto arrivavano i cavalli. Cioè, robe... Marco, scusa che ti interrompo. No, prego. Io però vi prego di tenere presente queste cose. No. Queste cose... Marco, questa è benissima. Cioè, il fossato è una strada a destra e una a sinistra. Sì. No, ma tu fai bene a evidenziare le criticità. Perché io e te siamo persone normalissime e di buon senso, ma quando si parla di tante persone... Io te lo concedo così. però quando si parla, e l'ho vissuto sulla mia pelle,
tutte le domeniche, io lo raccontavo l'altra volta, io mi trovavo a discutere con le persone che entravano con le macchine, parcheggiavano ovunque, attraversavano le piste che cavalli in prova, sotto una serie di cose incredibili. Marco, ti interrompo, ma veramente, prego, perché, prego. Perché le tue considerazioni sono complementari. Tu rappresenti un'area privata, un'area di grande pregio, un'area dove la maggior parte delle persone che sono di buon senso sanno il valore aggiunto che producono. A me ha fatto piacere che dopo diversi anni le zone si sono ripopolate e quindi avete ripreso, mi auguro, alla grande l'attività con i cavalli, la destinazione d'uso che fu eranata. Sappi che io sono uno tra quelli che quando si faceva cavalli a confronto, io sono stato contrario, perché perché entravano camion, macchine, compagnia bella, una cosa è sensibilizzare, un'altra cosa è andare a casa degli altri, farlo dove i cavalli vivono e devono fare la loro evoluzione naturale, andare a sconfinare pensando che tu puoi, ti è concesso tutto e di più. E purtroppo questa mentalità è molto comune, lo sai meglio di questo per dirti, questo per dirti che chi c'è qui secondo me queste cose, a non creare conflitti ci tiene, perché è un valore aggiunto. Io lo dico perché poi conosco le situazioni da più di 30 anni, lo dico con, come dire, penso con le mie ragioni e con le ragioni di tanti, che la proprietà privata può convivere e assumere un ruolo anche sociale, soprattutto laddove c'è una comunità non solo che apprezza, ma c'è una pubblica amministrazione che finalmente si vuole prendere in carico e l'onere di scegliere una destinazione d'uso definitiva ed andare avanti, tenendo presente quelle che sono... Cosa intendi per destinazione d'uso definitiva, perdonami? No, dell'area della borgheria. Ah, perché io non faccio... Perché bisogna per questo faccio un'osservazione sulla borgheria, ma personalissima. Quando parliamo dell'asta del torrente, del corso d'acqua, o quando parliamo della proprietà privata X che è agricola, o parliamo di Orsi Mangelli, è normale che per l'entità delle attività, è normale che interessiamo e dobbiamo pensare di ragionare in modo interattivo con tutto quello che ci circonda, perché non si può ragionare per isole stagne. Soprattutto quando si ha l'ambizione, diciamo, di tutelare quella zona e di sviluppare ulteriormente e qualificare l'attività economica. Allora, sono convinto che qualsiasi intervento futuro o qualsiasi destinazione, progettualità, pianificazione che si debba fare, deve tenere conto anche della sicurezza, perché hai un'attività economica particolare, eccetera, eccetera. Però io dico, e poi vengo a finire il ragionamento e rispondendo, spero, alla tua domanda. Però è un'opportunità che, secondo il mio punto di vista, ecco perché siamo qui portatori di più interessi, sperando di, come dire, proiettare la nostra attenzione su quello che è il sistema generale, è un'opportunità anche economica da parte della tenuta Orsi Mangelli, perché se eventualmente si sviluppa, come mi auguro, si sviluppano tutta una serie di, come dire, intenzioni, è normale che secondo me l'attività agricola con quella di Mangelli interagiscono e possono essere complementari, si compensano. Perché perché sono convinto che se le aree agricole, quindi sto dicendo, non stavo parlando dell'area agricola di della proprietà Orsi Mangelli, dell'area agricola di comprensione a ovest, ha una linea di confine notevole che è la via lunga, nel senso quello sì che è un veramente un confine bulgaro per la polveriera. Allora, polveriera e Orsi Mangelli attorno parlavamo e voglio riparlare ancora delle aree agricole pertinenti, perché devono rimanere vita natural durante destinate per quel tipo di attività, perché sono sono da tutela per la polveriera, l'ex area della polveriera, se come immagino verrà riconfermata la destinazione naturalistica, il parco naturalistico.
perché anche l'opportunità economica di questi mangelli, perché se si fanno fattorie didattiche, se si fanno, se si sviluppa economicamente il sistema turistico, secondo, per la mia modestia, per le modeste conoscenze che ho, perché conosco altre esperienze, secondo me, sì, no, perché conosco altre esperienze. Aspetta, infatti quello delle mie modeste conoscenze. Perché non si deve integrare le due situazioni? Non ti ricordi, ma l'altra volta raccontai che nel 2012, te lo dico senza problemi, nel 2012 insieme al Museo dell'Insetto e a tutti, c'erano dentro la Bettina Cagnani, c'erano altri ricercatori, eccetera, eccetera. Avevamo organizzato dei percorsi proprio perché volevo dare questa declinazione a questi territori. Avevo organizzato dei percorsi sia all'interno del parco, sia all'interno della parte allenamento, percorsi guidati dove il pubblico veniva portato, quindi non poteva andare in giro a fare, disfare, eccetera, eccetera. Era guidato da persone competenti che spiegavano, faccio un esempio, un entomologo, tu vai ogni due metri, fai una tappa e ti spiega qualcosa e tu esci che il pomeriggio hai fatto magari 100 metri e hai fatto 100 tappe, capisci cosa vuol dire? E, spingendo anche tutte queste attività sui social, eccetera, eccetera, ma il riscontro è stato zero. Poi di contatto con le scuole, con le quali è sempre stato difficilissimo poi interfacciarsi, organizzare, eccetera, eccetera. Dopo un po', io, siccome questa è un'attività collaterale che mi sarebbe piaciuto sviluppare, ho rinunciato perché comunque mi assorbiva delle energie in maniera inutile. Poi coinvolgevo delle persone che si dovevano liberarsi dal loro lavoro, venire a fare le docenze, chiamiamole così docenze perché di quello si tratta, senza poi avere un riscontro, non ti dico neanche economico, ma di persone. Cioè io ho avuto degli eventi a persone zero. Ho avuto quegli eventi che sono riusciti con magari 10-15 persone, un gran successo. Ma poi alla fine non ho avuto il riscontro. Anche ho detto, è inutile. Ma forse perché non c'è un sistema che come dire, pensavo che ci fosse una risposta maggiore su questo tipo. Ma state all'interno di un sistema complesso, forse perché era solo... Ma c'erano concadenze da primavera. No, quello che lui dice è infatti è il punto di sintesi che bisogna cercare di trovare, è che noi dobbiamo uscire dalla logica, allora la gradualità va bene, la progressività del mutamento va bene, però bisogna appunto avere questa ambizione, questo orientamento vocazionale, perché sennò il rischio è che noi facciamo appunto dei fiori all'occhiello, per cui tu mi fai 15 laboratori l'anno super fighi, ma se intorno a te, dico così, i campi che ci sono campi che non sono più coltivati direttamente, sono campi che vengono dati in gestione, poi c'è la cooperativa dei terzisti che arriva con la mia D3 di alta 26 metri e larga 40, la percezione che ho è che appunto c'è un fiore all'occhiello decente, ma intorno alla situazione non è mutata. Allora in realtà produrre un mutamento significa, io sono d'accordo con lui, anche qui non è che ci prendiamo dei meriti, nel senso che è uscito il PTM che stabilisce che da un certo punto in su del nostro abitato è ambito agricolo periurbano in cui non si consuma più territorio, per cui come dire, non è che dobbiamo aprire la discussione, stavolta c'è un vincolo normativo che per fortuna qualcuno ha posto. Ma ci diamo responsabilità poi, perché non possiamo... Però è chiaro che se io lì riesco a... se Tommaso va avanti col progetto di corridoio naturalistico, se io riesco a realizzare la pista ciclabile che dall'abitato salendo lungo il Ghironda viene di là, se porto a casa l'ex polveriere intorno ci puoi girare e dentro ci sono 2, 3, 4 percorsi in cui puoi andare a vedere le cose con tutti i limiti del caso per non turbare quell'equilibrio naturalistico, ecco, comincio a produrre una dimensione tale per cui non è più un fiore all'occhiello, ma è una situazione che comincia a mostrare un mutamento. Sì, tenete presente che ci sono delle attività aziendali. No, certo. Noi comunque le dobbiamo svolgere.
non sono io la proprietà, la proprietà domani Marco, dice domani si va tutto via dinamico. Però aspetta, Marco, per capirci, quando avevi iniziato la produzione del miele, sì, no? C'ho ancora. Diciamo che se io lì devo andare da Orsi Mangelli perché produce il miele, e magari ci devo arrivare, ci arrivo prevalentemente in macchina e c'ho il parcheggio, è chiaro che se realizzo una situazione in cui è normale nei fine settimana, durante la settimana vado a fare il giro in bici perché posso andare a vedere, attraversare la polveriera, so che Marco fa il miele, è sì, differente è la percezione, sì, capito? Io ho capito cosa vuoi dire, ho capito. Però scusa Marco, per prendere la mia, che poi non è mia, ma secondo me anche qui è una delle risposte che bisogna dare. Lasciando come sta la situazione, mettendo in sicurezza quello delle tue preoccupazioni, quanto può durare? Punto, aspetta, perfetto. L'attività economica, fermo che stanno, sapendo che sei evoluta, perché mi risulta pure che non c'era. Adesso avete un'egregia scuola di imitazione. No, aspetta. Quindi c'è qualcosa che... Però se mi fai rispondere ti chiarisco. Attenzione, non, le attività di allenamento e la scuola di equitazione non vengono svolte dalla proprietà, sono affittuari. Ma vada bene che io non parlo della proprietà, parlo del contenitore. Del contesto. Okay. Del contesto. E come economicamente può essere, come dire, interessante. Anche sviluppandolo ulteriormente o facendolo evolvere, del rispetto di quello che dicevi tu. Anche lì, scuola di equitazione, abbiamo la polveriera stessa che può essere, come dire, visitata anche attraverso la passeggiata. Maria, attenzione, è un percorribile. Tanto è vero che uno dei progetti che avevo era di fare da base su Zola Predosa della Roma Trecante arrivare alle colline a cavallo. Cosa impossibile perché in mezzo ci sono due rami d'autostrada, la Bazzanese, due ferrovie, e ho detto qui ci devono arrivare vivi, no? Per quello che ti sto dicendo, che questa è. Ma questo lo puoi implementare, lo si può implementare. Attenzione, lo si può implementare. Perché, per esempio, la Elena, che è la ragazza che ha istituito la scuola di equitazione su via delle Scuderie 37-39, ok, ha delle convenzioni con il comune di Zola Predosa, con il quale si è messa d'accordo per svolgere l'attività, per i bambini fare il burro, se non mi ricordo. Ma lì è l'amministrazione che deve prendere contatto con la persona che lo fa e se dice sì è fattibile, posto che io vi dico la mia idea della polveriera, qui c'è l'uomo nella polveriera dovrebbe entrare solo sotto vetro, nel senso che dovrebbe passare un tunnel e tramite degli oblò sbirciare quello che succede lì dentro e non disturbare più tanto. Questa è la mia visione. Lì è casa di altri, noi non ci dobbiamo entrare. Questa è la mia visione, dovrebbe stare chiuso, zitto, e guardare dagli oblò. Dobbiamo stare attenti, quello che produciamo, le attività umane che sono come contorno, nelle aree di contorno, perché non vivono solo gli animali e si riproducono solo da dentro. Non c'è bisogno che li dica, perché queste cose qui ormai le conosciamo. Conosciamo le dinamiche. L'importante è entrare con i piedi di piombo, rispettando e guardando eventualmente, se vogliamo farlo, dal buco della serratura, sapendo che anche l'occhio quando va là dentro c'è in qualche modo in qualche cosa violenta. Questo è poco male. E comunica eccetera. No, perché ho visto tutte le attività di contorno, se sono sane. Strutturato così, ho visto un parco, adesso non mi ricordo, vicino a Pavia, un parco naturale strutturato così, cioè tu, le persone camminavano in un tunnel e guardavano. Riprodurre la bora, che c'è già un esempio, in un altro posto dove ha un'altra storia, un'altra evoluzione, non c'entra niente. Cioè questo è il problema, la diversificazione è fondamentale, questa opportunità è eccezionale. Per quello che dico, che... speriamo di arrivare a una conclusione con i laboratori e le amministrazioni pubbliche poi che si devono fare carico di elaborare un progetto complessivo dove mettere tutti gli attori assieme e farli ragionare su una pianificazione futura di quella che è compatibile con la situazione di quell'area
evidenziando pure le opportunità economiche che ci sono dei soggetti oggi insediati in quella zona, sia il proprietario che l'affittuario del terreno, sia Orsi Mangelli, sia qualsiasi proposta, sia, io penso che si possa portare e qualsiasi poi, idea si è, possa è normale che nessuno può dire all'affittuario o al proprietario tu mi devi fare per forza quel tipo di agricoltura. Questo no, faccio ragionare sul progetto complessivo, l'opportunità, e poi ti dico guarda, ti posso pure aiutare per una certa fase con i soldi e i finanziamenti della regione, dell'Europa, del PNRR e compagnia bella, perché anche lì le regioni mi risulta che devono presentare in base a quelle che stanno, che saranno le previsioni finanziarie che gli toccano, che gli spettano, devono fare anche delle progettazioni per poterli finanziare. Per cui, però, come non voglio andare a fare solo suggestioni. Sulle suggestioni possiamo discutere quanto vogliamo. Questo è uno. Lasciare l'esistente e lasciarlo andare per i fatti suoi è deleterio. No, è deleterio. Poi il futuro lo sappiamo qual è. Però questo. Non è che stiamo lasciando andare, anzi, abbiamo. Perdonami, io se vuoi, in privato ti racconto l'escursus delle cose, perché se no sembrano tutte cose campate per aria, oppure che non voglio concentrarmi per parlare del singolo caso. Sto parlando di. Però noi ogni giorno. Adesso tu vedi quest'area qui, ma io mi devo occupare anche di un'altra area, che è quella delle Budrie e quella degli altri spazi, che sì, sono molto fortunato. Che voglio dire, richiedono un certo tipo di attenzione, un certo tipo di progettazione che ogni giorno si cerca di implementare o si cerca di inventarsi qualcosa di nuovo. L'impresa, l'imprenditore fa delle cose. Sono anni che ci sono. È normale che sia così, è l'impresa, l'imprenditore deve fare. E man mano i pezzi vengono messi a posto, ma non è un lavoro da... Certo. Sono 10 anni che ci lavoro e molte cose sono state sistemate. Però comprendi, la panoramica, magari la persona da fuori può dire no, vabbè, ma tu sei stato d'abbandono. Stato d'abbandono è un corno, perché stiamo lavorando per andare a mettere a posto singole aree. Abbiamo già fatto dei gran lavori, adesso non saranno visibili perché non posso pretendere che si abbia contezza per tutti quanti, però vi garantisco che nell'arco di tutti questi anni sono state fatte delle opere e degli interventi anche molto, molto, molto pesanti. Ma si vedono, si vedono. Quindi, si vedono. Ma non è un'area dove io posso prendere e in una settimana stravolgere tutto, oppure riconvertire tutto, tanto è vero che i cavalli sono tornati. Marco, non devi ragionare così, io devo ragionare in maniera sostenibile economicamente, perché sennò c'è lì. Marco, con me, non devi ragionare così, domani, non è domani. No, però quello che lui sta dicendo è che noi al di processi punto, la percezione che avevamo era che da lì cavalli se ne sarebbero andati con la sede del tavolo. No, quello sì, ma un enorme parcheggio a servizio del Marconi, magari. Marconi sarebbe bene che gli aerei permettessero di numericamente di crescere, che servissero l'intera infrastruttura regionale. Non entro nel merito del Marconi. All'inizio ho detto che ho tanto, guarda, credimi, ho tanto piacere, perché questo è quello che tutela di più la speculazione ulteriore o le cambi d'uso di quei territori di Orsi Mangelli, cioè riprendere di nuovo quello che è l'allevamento, quello che è la cura, che è tutta la funzione vostra. Strumenti, adesso cosa c'hai, un allevatore? O... No, c'è un allenatore che ha sia la parte di allevamento, che si appoggia anche parzialmente alle Budrie, infatti sono tornati i cavalli alle Budrie, tutti sono molto contenti, io ce l'ho sotto la finestra, non sono un po' meno contento. È un segnale importante. Perché i cavalli sono belli sotto le finestre altrui. È un deterrente importante. Quando portavo le Sirvidol a Donzola, Sirvidol, che è questo circo di strada francese, che viaggia con le carovane a cavalli. Come si muove in quel modo, doveva arrivare a Colorno, dove c'era il festival tutti matti per Colorno, dovevano fare una tappa, li abbiamo ospitati per 5 giorni e hanno montato il tendone, fatto gli spettacoli dentro il parco di Anzola. Allora gli avevamo dato un'area verde a fianco della carrozza, dietro un palazzo, sotto i tralicci, dove tenere i cavalli. Il comune ha risparmiato lo sfaccio d'erba.
il primo anche a concimazione. Allora è stato il primo giorno che belli i cavalli sotto le finestre, il terzo giorno quando vanno via i cavalli da sotto le finestre. Ve lo dico perché io c'ero. Vabbè, io ci abito lì, per cui capite che allora i cavalli sono belli a casa degli altri. Bello, 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 bello. Sì, però, bene, ci sono gli aspetti. Per cui, vabbè, insomma, l'impegno da parte del proprietario di occuparsi delle proprie tenute c'è, e voglio dire, e il mio impegno è quello di renderla a costo zero, nel senso che si automantengano questi spazi, perché altrimenti no, veramente diventa un parcheggio per Marconi e conviene di più. Adesso sto facendo un esempio logicamente esagerato e fuori luogo, però si è spento anche il PC davanti a questa cosa. No, credo sia una testa. No, io siccome vi devo lasciare perché devo andare a vedere un aggiornamento del piano investimenti per la giunta di giovedì e poi ho una commissione alle 5:30. Sono in comune, quando mi sono dovuto passare. C'è un ufficio di sì. No, la cosa che volevo lasciare, insomma, con un contributo finale è che adesso, al di là ovviamente di alcuni aggiustamenti e verifiche puntuali che vanno fatto su alcune suggestioni che sono venute fuori, questo pezzo di quadrante secondo me ha già fatto un notevole passo in avanti, nel senso che comunque è riuscito a mettere in connessione una serie di cose, no? Cioè dal progetto che aveva portato Tommaso di costruzione del corridoio ecologico, all'idea che appunto l'ex polveriera sia per noi un oggetto importante che dobbiamo cercare di portare a casa e valorizzare per quello che è diventato, anche qui senza grossi meriti da parte nostra, insomma. Però il percorso che è stato disegnato intorno, cioè, può diventare davvero, come dire, una connessione con l'abitato che non necessariamente torni ad avere le caratteristiche per cui arrivo con le case fino a ridosso delle parti di eccellenza per cui costruisco un continuo. Invece la parte di eccellenza naturalistica resta rigorosamente separata, la rendiamo raggiungibile in modo, secondo me, sostenibile, e questo secondo me è un bel passo in avanti, insomma, perché noi oggi avevamo, come dire, cose che si erano determinate in questa direzione un po' per casualità, un po' perché poi la gente alla fine, come dire, se tu gli fai il percorso pedonale ci va, se non glielo fai se lo prende, nel senso che la via Baiesi nella parte che arriva da Orse Mangelli nei fine settimana è comunque un percorso pedonale per le persone, ma perché le persone hanno deciso che è bello andare a camminare lì anche se non gli hai riservato lo spazio. È quello piccolo, poi in tempi di pandemia si è scoperto che no, l'area aperta. In realtà, siccome tutti quanti in tempo di pandemia ci siamo rivendicati a scoprire le cave d'aghe, le cose che in fondo noi abbiamo adesso disegnato su questa carta sono quelle che la gente in tempo di pandemia ha cominciato a fare. Certo. No? Cioè, quei giri lì sono i giri che fanno io e Ciarti in via Baiesi, quindi sono i giri che quando si poteva uscire rimanendo a distanza andavi a fare quei giri lì, quindi arrivavi alla polveriera attraversando. Le persone di buon senso e consapevoli sono più avanti della politica di solito, o delle scelte che stanno. Ma no, cioè che in realtà quelli lì, se guardi il tracciato che abbiamo disegnato, è di fatto, come dire, una cosa che già c'era. Cioè la gente non è che ha fatto degli studi, era normale, cioè, tu cammini, sì, incontri una cavedaglia, ti fai un pezzo di cavedaglia e arrivi da qua. C'è quel tratto di Pioppi che arriva in quella villa, a est, Villa Melloni. C'è un via alberato che parte dalla via Emilia. Sì, esatto. Villa Melloni. Anche quello io vedo un sacco di persone. Assolutamente. La metà che arrivano lì da te, la metà sale su. No, è più verso Villa Melloni. Sì, sì, è Villa Melloni. La gente da casa mia o va giù verso la polveriera o va a sinistra verso la polveriera. Esatto, ma lì è un altro percorso. Il punto è che la gente arriva lì, metà va a sinistra verso la Melloni, l'altra va verso la polveriera. Quando è stato chiuso il tratto interno vostro? C'è moi, sì. Allora, a tempo... Ti parlo del 2012-2013. Le alternative sono state quelle lì, il tratto che va a casa sua e sbatte contro il confine tuo. Sì, non voglio sembrare, ma l'ho chiuso io perché ero così. Poi l'altra era il Podige, no, il Ghironda che va da via Madonna Prati, che va verso via Baiesi, e c'è un tratto, quello l'ho fatto il 6 di dicembre
nel 91 perché c'era inquinamento alle 6 con i vigili e con il sindaco Baraldi perché sversava acqua. Ma il Ghironda, parli del tratto Bertolini adesso, no? Quello, dove c'è... quello che... quello che è oggetto di convenzione adesso. Quello dove c'è la, la briglia. Hai vedete dove c'è? Vedete? Sì. C'è la briglia, sì, sì. Se tu anziché procedere verso la proprietà di qualsiasi gira a sinistra c'è, c'è lo, un bacino di accumulo. Sì, quello è il Ghironda, quello. Poi da, nella parte di Via Lunga che, dove confluiscono i posti da zona Predosa dall'autostrada. Bravo, sì. Okay. E la gente sta facendo quei percorsi, esatto, da quando è stato chiuso. Per cui... quindi anche quello potrebbe essere integrato. Certo, ma certo. Tu pensa se sviluppi i servizi e... scusami, come ti chiami di nome? Tommaso, perdona. Tu, pensate voi se vengono strutturati o vengono solo indicati quali opportunità economiche turistiche si deve andiamo su un ufficio, ti do se mi chiami ti venga sempre. Ok, grazie. Quanto opportunità turistica, ma quanto opportunità economica sviluppa? Basta che gli dai un minimo di servizi aggiunti alle persone. Sì. Va bene. Ti direi sì. Anche se voi, se vuoi ne parliamo in separata sede, perché ho già sondato il terreno in questo senso. Certo che vuoi. No, ma con dei grossi progetti, solo che poi va bene, ne parliamo in separata sede. Comunque io sto cosa ancora di più sono convinto che te lo devo inviare. Assolutamente. E poi se avete bisogno di altro materiale, lo abbiamo, quello che è stato studiato. Sia sui siti storici, sì. Sulla storia, ma anche sulla vegetazione, sugli studi che sono fatti pure in ambito faunistico. Ne abbiamo parlato a margine un attimo con l'assessore, in funzione dell'appuntamento che avremo a gennaio. L'11 a gennaio, prima di quell'appuntamento faremo un recall a tutti con un piccolo report, una sintesi dell'avanzamento del dibattito ad oggi, con una planimetria che restituisca i ragionamenti che poi sono emersi, cioè le perplessità e le opportunità che avete già ravvisato, che cercheremo di restituire. Da qui a quel momento noi vi manderemo il questionario, che in realtà è un'occasione per mettere in forma scritta alcune delle cose che avete detto, integrandole con altre forme, in maniera tale che settimana dopo settimana costruiamo un patrimonio di informazioni che poi alla fine rimane a voi, come serbatoio di argomenti per sviluppare ulteriormente il ragionamento con l'amministrazione. Quindi, il senso del laboratorio è proprio quello di accompagnare un percorso di consapevolezza che c'è già, ma soprattutto di disponibilità ad assumersi responsabilità rispetto ad alcune questioni, ad alcuni temi, identificando delle priorità. Quindi, quanto più riusciremo a lasciare tracce e memoria settimana dopo settimana di questo lavoro, sia graficizzando, sia restituendo alcuni report, tanto meglio riusciremo a sviluppare il ragionamento e affinarlo negli ultimi incontri. Noi abbiamo, dopo le vacanze, tre appuntamenti e noi la chiamiamo sempre una sessione plenaria, che è quella del 1° di febbraio, dove cerchiamo di raggiungere alcune conclusioni che vogliono essere poi il punto di partenza del passaggio successivo, quello della fattibilità, dove l'amministrazione insieme a voi ci dovrà assumere delle responsabilità in ordine alle priorità da portare avanti. Nel frattempo però il fatto che nell'ambito del laboratorio emergano delle tematiche prevalenti ci permette anche consegnare questi report al servizio patrimonio, perché il servizio patrimonio della regione ha la capacità di affiancarci in questa fase identificando già delle linee di finanziamento, bandi regionali. Ad esempio ieri è venuta fuori una sollecitazione nell'altro laboratorio su un aspetto molto importante ma che sembrava marginale rispetto ad alcune questioni paesaggistiche, ed è stato l'ufficio patrimonio a segnalare un canale di finanziamento dedicato che poteva aiutare a portare a compimento quel progetto che nessuno aveva mai menzionato, nessuno riusciva a immaginare. La stessa cosa la possiamo fare qua. Quindi il committente, che è il servizio patrimonio, sfruttiamolo anche come un interlocutore che in corso d'opera ci possa dare degli aiuti.
A margine, poi vi confermo anche che la regione che ovviamente finanzia questo percorso, come ha finanziato quello per l'Unione Reno Galliera, ha tutto l'interesse a che si dia seguito attraverso una fase attuativa a queste operazioni, quindi sicuramente si prodigherà per trovare ulteriori linee di finanziamento una volta che avrete raggiunto una sorta di prima fattibilità tecnico-economica. Quindi non è solo un committente, è anche un consulente per gli aspetti finanziari, perché una parte della propria attività è espressamente dedicata alla scrittura di bandi e alla integrazione tra i bandi afferenti ai diversi settori, che spesso e volentieri purtroppo si muovono in autonomia senza cercare delle aree di sovrapposizione. Quindi il vostro aiuto, la vostra sollecitazione anche in forma scritta è utilissima, perché ci aiuta a costituire questo report che comunque, come lavoro di fine anno, noi dobbiamo fare per la regione, lo utilizzeremo per rilanciare discussione subito dopo le vacanze, con l'auspicio magari che ci siano altri interlocutori interessati, o perché hanno sentito qualcosa dalla diretta, o perché si confrontano con voi, o perché siete voi stessi che li andate a stanare, li stimolate su questioni. Magari alcune delle proprietà con termini possono essere a maggior ragione invitate al laboratorio per esprimere un punto di vista, una disponibilità alle tematiche che avete ricordato, culture biodinamiche e quant'altro. Quanto più riad allargare il ragionamento e il confronto tra attori, tanto più voi sarete poi in grado di costruire un percorso di fattibilità ad alcune o a tutte le ipotesi che stanno emergendo. Noi vi affianchiamo, vi aiutiamo, cerchiamo di facilitare questo percorso, però è chiaro, i protagonisti siete voi che vivete il territorio, fate con passione e trasporto, avete ovviamente delle responsabilità, ma anche delle ambizioni assolutamente necessarie e legittime di valorizzazione economica, non solo paesaggistica o ambientale, quindi noi cerchiamo di aiutarvi nei limiti delle nostre competenze, almeno su un piano metodologico, questo siamo convinti di poterlo fare. Poi se ci sarà qualche spunto sui temi di rigenerazione più strettamente tecnico, lo potremo vedere insieme. Quindi prego. È già possibile avere accesso a quella mappa? Sì. La mandate, la inviate? Facciamo un aggiornamento alla luce dell'incontro di ieri, quindi eliminiamo alcuni percorsi sui quali c'è già stata un'ampia convergenza critica, in maniera tale che questo sia già un aggiornamento. Vi diamo nuovamente a disposizione il link, in maniera tale che voi possiate fare tutte le verifiche, gli approfondimenti. E altro aspetto invece, questo ci sta particolarmente a cuore. Come ho detto all'inizio, noi abbiamo cominciato a restituire su questa mappa dinamica il sistema della rete ciclopedonale, così come ci è stato consegnato dall'amministrazione. Oggi sono venute già molte indicazioni complementari che non avevamo preso in considerazione. Ne ricordo una che mi ha colpito in modo particolare, cioè l'idea che lungo il Martignone, so ben inteso, direzione Casetti, e in prosecuzione per arrivare fino a Porcelli, a San Giacomo del Martignone, ci sia la possibilità di trovare un percorso. Questo mi pare un suggerimento molto interessante, perché mi avete fatto venire in mente che proprio a luglio, stimolato da questa prima chiacchierata con l'assessore, arrivai proprio in questo punto e mi feci tutta via Fiorini, e confermo che il paesaggio è straordinario. Da lì poi sono arrivato alle Budre, mi sono trovato sull'Agene. Noi abbiamo una testimonianza storica ormai.
quando nel 2000 presentammo il progetto, parlo dell'associazione, che c'era un piano del traffico che andava in tutt'altra direzione, già allora con i plastici e con le proposte che abbiamo fatto, che abbiamo presentato pure alla provincia, abbiamo indicato l'utilizzo degli argini, dei torrenti, come, tra virgolette, autostrade che potessero collegare, che potessero essere collegate con un sistema di percorsi ciclabili che collegassero i servizi principali del territorio. Per cui, se voi, come avete visto, vi legate verso il parco Fantazzini, dove c'è il piazza Berlinguer, il centro, vedrete che c'è un percorso ciclopedonale che da via Baiesi si sviluppa verso Mangelli. Poi doveva interessare il percorso ciclopedonale pure la parte del torrente Ghironda, il canale a sinistra, di là, a sinistra, quello lì, esatto. Podice è quello lì, scusami. Il Podice. E non è stato fatto, però quello che voglio dire è questo. Le infrastrutture che si possono recuperare utilizzando gli argini ci consentono appunto per mettere in rete i percorsi urbani, ma nello stesso momento collegare la città con le frazioni e la campagna, perché abbiamo un sistema fluviale di corsi d'acqua che interessano le nostre frazioni, dal Lavino, che purtroppo sappiamo come è morfologicamente predisposto, passando per il Ghironda e arrivando al Bartignone, sono i tre, non parlando poi del Samoggia, sono tre corsi d'acqua che si intersecano con la località Casetti. Poi lei prima faceva vedere che sviluppandosi a nord si collega anche con la frazione di San Giacomo del Martignone, che per quei residenti di San Giacomo trovarsi un disegno o comunque una progettazione di pista ciclabile che si collega col centro è stata da sempre una richiesta e un'aspirazione per chiudere finalmente questo tipo di circuito. E quindi sì, i corsi d'acqua per noi sono una risorsa inestimabile, non solo perché poi sono parte, diciamo, in parte artificiale del paesaggio naturale e paesaggio agricolo, ma perché fungono veramente da sistema di mobilità attraverso le camminate e anche la bicicletta. L'andare a piedi o la bicicletta, veramente diventa una bella, gran bella cosa. Ma da questo punto di vista, la sollecitazione che dava prima l'assessore, cioè di puntare a una collaborazione, a una sinergia più col consorzio della bonifica renana che con l'autorità di bacino, perché c'è già una relazione in essere, quindi lavorare sui canali, mi sembra straordinaria, così come mi pare un risultato straordinario riuscire a riconoscere in questo momento che l'uso di fatto del territorio in periodo pandemico coincida per lo più con i ragionamenti che stiamo facendo, perché l'obiettivo di un laboratorio come questo dovrebbe essere, nella nostra prospettiva, quella di un percorso di legittimazione, di aspirazioni che sono proprie del territorio. Se l'uso di fatto già coincide, si sovrappone per una percentuale rilevante con questa ipotesi, stiamo andando assolutamente nella direzione auspicata. Quindi questa alleanza con il consorzio della bonifica renana, con il quale c'è già un dialogo, uno scambio molto serrato e assolutamente allineato, di sintonia, di piena sintonia, mi pare già un altro elemento sul quale non solo c'è una convergenza, ma sul quale bisogna insistere. Diventa pure per gli enti gestori dei corsi d'acqua, diventa pure un'opportunità importante per loro, perché più presenza umana hai, più, come dire, controllo, più sorveglianza hai degli argini, che non è cosa da poco, Poi basta tirare una linea dal capoluogo di Anzola, che costeggia la ferrovia Bologna-Milano,
Anzola per Samoggia, poi vedrete che si interseca con più corsi d'acqua, soprattutto quelli principali, quindi parlando pure del, non solo del Gironda ma anche del Martignone, che in modo funzionale, come dire, ti permette di andare poi a collegarsi con le frazioni, per cui veramente diventa un'autostrada con i diversi caselli che ti consentono di accedere ai servizi principali, ma anche collegarti con le aree importanti agricole, ma soprattutto collegarsi con le frazioni, che oggi è un problema, ma è un problema pure andare in auto, perché sono strade che hanno la sagomatura molto limitata. E basti pensare, la strada che collega Anzola con San Giovanni in Persiceto, che è frequentata da camion, quindi attività economiche non indifferenti, camion, macchine e quindi utenza che lavora nel bacino della, diciamo, Crespellano, tutte quelle zone lì, le aree artigianali nostre, diventa così intensa la presenza di veicolare che veramente è un rischio pure per chi ci va in macchina. Sviluppando le alternative, cioè anche la possibilità di andare in bicicletta, è un'offerta, diciamo, è una proposta, è un'offerta che fai che diventa allettante per tutti quanti, e in sicurezza addirittura, per cui, perché ricavare piste ciclabili lungo l'asse stradale San Giovanni-Anzola è improponibile, perché devi investire tantissimo in finanza, devi interferire con tante proprietà perché devi fare gli espropri, perché la sagoma del, ripeto, della strada è molto limitata, non ti consente di fare, come dire, le piste anche disegnate con un pennello, con una linea, non te lo consentono perché non ci sono gli spazi, le dimensioni adeguate. Quindi diventa interessante questo fatto qui. È indubbio che poi, una volta che parte questo tipo di impegno, o meglio, questa proposta e viene divulgata al cittadino, se poi non ci sono non si creano le condizioni per attuare in parte i buoni propositi, diventa, come dire, può diventare un boomerang contro questo nobile esercizio di creare laboratori in forme partecipate per disegnare la pianificazione, soprattutto quella sostenibile, dei prossimi anni del nostro territorio. Per cui, cioè, uno dei motivi per i quali abbiamo immaginato di proporre ad Anzola questo laboratorio territoriale è proprio quello di garantire una fattività attraverso il coinvolgimento di coloro che sono realmente impegnati nella valorizzazione del territorio. Testimoniare con la presenza al laboratorio un interesse concreto è in qualche modo una garanzia di successo del laboratorio stesso, perché spesso e volentieri queste operazioni partecipate attivano un interesse che rimane in superficie, poi alla prova dei fatti, quando si richiede una concreta volontà a farsi carico, ovviamente pro quota, di forme di investimento, di responsabilità, l'interesse scemo, pare di intuire che da molti dei ragionamenti che sono stati sviluppati fino a questo momento ci sia già un interesse a spendersi su alcune questioni, perché sono già parte di un'attività, di un'economia territoriale, proprio per evitare sovrapposizioni indebite non gradite o aumentare invece una produttività o in generale un riconoscimento di valore. Io vi devo salutare. Grazie. Ci vediamo. Auguri, ci vediamo dopo le vacanze. Ci vediamo dopo le vacanze. Volevo segnalare che la foto che avete messo sulla locandina non è di Anzola. Lo sappiamo, però... perché siete entrati dentro il cancello da noi. Lo sappiamo, ma era talmente bella che la regione ci chiedeva un'immagine evocativa di paesaggio. Sì, l'ho vista, ho detto questa la conosco. Sono anche entrati perché non si vede lo slargo dove facciamo manovra.
È stata tagliata apposta. Grazie. Grazie, arrivederci, prego. Ciao. Bene. Quindi è confermato l'11 gennaio. Sì. Oh, adesso poi... A fare un aggiornamento sulla rotella un attimo. Sì, in pratica, seguendo quello che voi dite di andare su per San Giacomo del Martignone, ci si collega all'Eurovelo 7. Come? Sì, sarebbe questo. Andando a San Giacomo del Martignone ci si collega poi alla ciclabile europea, l'Eurovelo numero 7. In realtà... La ciclovia del sole. In realtà sì, quella azzurra che è... Quella azzurra che abbiamo messo, che è quella che segnalavate prima. No, è questo, Questo qui è il Martignone. Sì. Questo qua non sì. No, quella no. Quella è via Mazzoni. Quella è via Mazzoni, magari ci fosse. Quella è proprio no, la strada che passa in bicicletta. No, San Giacomo, quella striscia nera che arriva è l'Eurovelo. Sì. La ciclovia del sole. Per andare a San Giacomo la strada più facile da fare in bicicletta è passare da sopra la stazione. Sotto la stazione? No, sopra la stazione di Anzola, quindi a destra del segno blu che avete fatto. Ok. Passare da qua, dici? Cioè, in verità? Io ho capito però che... No, quelle che rimane. Il sottopasso nel quale si stava parlando prima e il famoso percorso che è di spettanza del Consorzio della Bonifica Renana, è quello che poi passa per Casetti. C'è cioè via Fiorini, sì. Esatto, via Fiorini, che è paesaggisticamente bellissimo. Certo che è bello. Non è questo. Quello lì è via Mazzoni, quella è una... Quella è quella auspicata. Quella che aveva una pista ciclabile. Perché diceva prima che ci vorrebbe questa invece è quella che segnalava la sessione. Comunque noi riusciamo a sentire la zona nord, ma qui non riusciremo mai a creare un percorso autonomo perché c'è un problema di sezioni stradali. Qui invece abbiamo la garanzia di dialogare con il consorzio della bonifica Renana, okay, con il quale c'è già un rapporto. Ok, bene, mettiamo anche queste sollecitazioni. Vi ringraziamo molto. Grazie. Auguri, grazie, auguri. Grazie anche a voi, che da 40 anni che quindi auguri, buone feste. Buone feste a tutti. Ma qui c'è tanto di problemi.